Buongiorno, in questa bella ma fredda mattinata d'autunno volevo parlarvi di due metodi di infusione un po' estremi. L'infusione a freddo e la bollitura del tè. L'infusione a freddo naturalmente è più indicata per i mesi estivi, ma può essere comoda anche d'inverno se si vuole avere un tè a disposizione durante tutto il giorno da bere appunto a temperatura ambiente. A differenza di quello che molti potrebbero pensare, l'idea di infondere normalmente un tè caldo e poi lasciarlo raffreddare non è il modo migliore per gustare un tè freddo a temperatura ambiente. Questo perché il tè tende a rovinarsi molto, a ossidarsi, a cambiare di gusto, a perdere le sue proprietà organolettiche se lo si lascia raffreddare. Esistono quindi dei modi di infondere proprio il tè senza portare l'acqua a temperature elevate, quindi una cosiddetta infusione a freddo, che adesso vi illustrerò. Il modo più semplice e anche il più efficace di infondere un tè a freddo è semplicemente prendere le foglie di tè, metterle in un recipiente che può essere di vetro o anche eventualmente una bottiglia e lasciare il tè in infusione a freddo appunto per molte ore. Se siamo in estate conviene forse infondere il tè addirittura in frigorifero, invece in inverno è possibile anche farlo a temperatura ambiente. In frigorifero si riduce quel minimo rischio microbiologico che possano svilupparsi batteri, anche se in ogni caso i tempi sono troppo brevi affinché si possano poi sviluppare così tanti batteri. I tempi di infusione a freddo a questo punto sono piuttosto lunghi, vanno dalle 3 alle 5 alle 8 ore addirittura. Naturalmente, non essendo calda l'acqua, bisogna molto di più tempo per estrarre tutto quello che l'acqua calda estrae in pochi secondi o in pochi minuti. Quindi si può lasciare infondere durante la notte per averlo pronto al mattino, oppure prepararlo al mattino per berlo poi nel pomeriggio. Per quanto riguarda le quantità ci sono diverse opinioni, a mio avviso è più che sufficiente un grammo ogni 100 ml, quindi per un litro d'acqua sono sufficienti 10 grammi di tè. Alcuni invece suggeriscono quantità anche maggiori, fino ai 15 grammi per litro, a mio avviso è eccessivo, ma perché a me piace che il tè appunto infuso a freddo non sia troppo forte, troppo intenso. Chiaramente dipende un po' dal tipo di tè, dai gusti personali e anche dal tempo di infusione, bisogna fare un po' di prove, però più o meno queste sono le indicazioni. Spesso utilizzo l'infusione a freddo anche con tè che ho già infuso a caldo, che però magari non ho sfruttato molto. Ad esempio quei tè che utilizzo nelle degustazioni, magari di sera, e che faccio solo una o due infusioni, sarebbe appunto un peccato poi buttarli. Potrebbero essere ancora infusi, ma essendo sera difficilmente poi c'è l'occasione di utilizzarli ancora. Spesso li utilizzo per un'infusione a freddo, perché possono appunto ancora offrire qualcosa di interessante. Di solito nel Gong Fu Cha utilizzo 5-6 grammi, e quindi a freddo 500-600 ml d'acqua. Li lascio tutta la notte e al mattino si possono bere. Se volete velocizzare la procedura di infusione a freddo, è possibile sciacquare il tè a caldo, fare una sorta di pre-infusione a caldo, molto rapida. In questo caso le foglie si aprono già, risvegliate dal calore, poi si procede con l'infusione a freddo normalmente. Ci vuole un po' meno tempo facendo così e magari lo si può fare per dei tè che risultano molto compressi o molto chiusi, come magari un oolong. Tutti i tè si possono infondere a freddo, ma chiaramente alcuni sono più adatti di altri. A me piace molto infondere a freddo il tè bianco, in particolare giovane, il tè verde in generale, molto buoni ad esempio i tè giapponesi, sencha, ma anche i cinesi freschi, molto buoni anche i rossi, alcuni oolong, in particolare quelli più freschi. Non amo particolarmente gli oolong di Fuji, infusi a freddo, invece i Danzong sono buoni. Abbastanza indicati anche i fermentati Sheng giovani, un po' meno quelli più invecchiati, assolutamente poco indicati gli Shu. Un'altra tecnica possibile per bere un tè freddo, che a me non piace moltissimo, è la cosiddetta infusione in stile taiwanese, ovvero infondere un tè caldo molto concentrato e poi diluirlo con molto ghiaccio in modo da renderlo freddo. La temperatura in questo caso si abbatte rapidamente e non si rovinano le qualità del tè. Infine un'altra tecnica particolarissima è l'infusione col ghiaccio, l'estrazione col ghiaccio, che viene utilizzata per alcuni tè giapponesi, in particolare per il gyokuro. Si prende appunto il tè in questione, un sencha di alta qualità o di solito un gyokuro, e si pongono sopra il tè, sopra le foglie di tè, dei cubetti di ghiaccio. Il ghiaccio che lentamente si scioglie va a infondere il tè ed estrarre tantissimo umami, tantissima dolcezza, poca caffeina, poca astringenza, poca amarezza. Si ottiene un effetto molto molto particolare, un yogurt estremamente dolce, estremamente intenso, estremamente umami. Questa tecnica molto
particolare molto affascinante, si chiama Koridashi ed è sicuramente molto adatta per tutti i tè giapponesi di alta qualità, in particolare appunto il Gyokuro come abbiamo detto, ma anche per alcuni tè verdi cinesi. Non lo utilizzerei per altre tipologie. Per oggi ho preparato del Sencha, l'ho messo in infusione ieri sera intorno alle 23 e ho utilizzato 8 grammi di Sencha per un litro d'acqua, perché a mio avviso il Sencha è un tè piuttosto intenso e sono più che sufficienti 8 grammi. È un classico Sencha Yabukita di buona qualità che ho conservato in frigo e appunto ho deciso adesso di infondere a freddo, tra poco lo assaggio. E una volta infuso ho messo il Sencha in questo termos, così rimane piuttosto fresco e anche se col freddo che fa non ce n'era particolarmente bisogno. Più adatto per l'estate ma piacevole anche d'inverno, soprattutto mentre si cammina, perché è molto rapido, si continua a bere e con i suoi antiossidanti e le sue minerali sono ottimi. Molto fresco, molto vegetale, con una buona nota umami, molto dolce, è veramente piacevole. E ora parliamo della seconda modalità di preparazione, il tè bollito, ovvero un tè non infuso ma che viene fatto bollire abbastanza lungo nell'acqua. Una modalità che è veramente veramente antica, che si collega direttamente alla modalità di cuocere per lungo tempo sulle pentole, sul fuoco, tanti cibi, tra cui le foglie del tè. Come sappiamo dalla storia, il tè all'inizio veniva mangiato come alimento e quindi in qualche modo questa modalità di preparazione collega il tè bevanda al tè alimento, così come era stato utilizzato alle origini della storia di questa pianta. Ma rimanda anche un po' all'immaginario dei maghi, delle streghe che facevano bollire nel calderone per lungo tempo erbe e altre sostanze. Rimando ovviamente al periodo Tang, dove il tè appunto veniva bollito, ma era un tè molto diverso da quello che abbiamo oggi. Come si prepara oggi un tè bollito? Oggi si utilizzano semplicemente tè che normalmente utilizziamo in infusione, ma che sono particolarmente adatti a subire una lunga bollitura. Di solito si usano quantità di tè leggermente più piccole rispetto all'infusione, sicuramente rispetto all'infusione Gongfu Cha, quantità più vicina a quella di un'infusione occidentale, oppure si possono bollire le foglie che abbiamo già infuso più volte in Gongfu Cha e che vogliamo utilizzare un'ultima volta estraendo tutto quello che le foglie possono dare attraverso una lunga bollitura. A mio avviso i tè migliori da essere bolliti sono i tè bianchi, in particolare quelli invecchiati, i tè fermentati, ad esempio i Puer Sheng un po' invecchiati o i Puer Shu, veramente molto buoni. Molto adatti anche altri fermentati non Puer, ad esempio il Yubao, Fu Cha e così via. Tuttavia si può sperimentare anche la bollitura di numerosi tè Oolong, che sono decisamente apprezzabili, tè bianchi anche freschi, anche in foglia. A mio avviso non è il caso di far bollire i tè verdi, perché si ottiene qualcosa di estremamente amaro, estremamente astringente. Ho portato il solito fornellino, però non con la teiera, ma con una tazza da campeggio dove farò bollire direttamente dentro il tè. Il tè che ho scelto per oggi è uno Shumei in torta compresso invecchiato del 2014. Inserisco direttamente nell'acqua alcuni pezzi della torta di Shumei e li farò bollire per un po' di tempo. La bollitura può durare secondo gusti personali, si arriva anche a bolliture che durano mezz'ora, un'ora o anche di più. Chiaramente si ottiene un tè molto forte, molto energizzante, da un fortissimo carattere. Si ottiene effettivamente un tè abbastanza amaro, ma neanche tanto quanto si potrebbe immaginare. È un qualcosa di davvero particolare, bisogna provarlo perché è difficile da descrivere. Quello che si sente di più è proprio questa fortissima energia che il tè rilascia. Un tè molto meditativo, molto affascinante. Adesso lascio bollire un po' e poi torno. Ed ecco che il tè sta bollendo, bisogna poi sempre regolare il fuoco, non deve bollire in modo troppo forte, ma neanche ovviamente spegnersi del tutto. Adesso abbasso un po' perché sta bollendo, forse anche troppo. E lo lascio per almeno una decina di minuti. Un colore abbastanza intenso, tipico appunto del tè bianco invecchiato, in più leggermente più intenso perché è stato fatto bollire. Lì per lì potrebbe sembrare un tè molto amaro. In verità questa amarezza lascia subito il posto a un'estrema dolcezza, un'estrema forza. È davvero difficile da descrivere perché è completamente diverso da tutti i tè infusi che conosciamo, che i più conoscono. C'è proprio un corpo diverso, una forza diversa. Davvero vi consiglio di provarlo, magari partendo proprio da uno Shumei o da un bianco invecchiato, che sono a mio avviso i tè più semplici. Tutti i descrittori che di solito usiamo per i tè mali, i tè infusi, qui cadono in qualche modo. È un'esperienza diversa, un'esperienza più ancestrale se vogliamo, più legata proprio all'essenza antica del tè. Le sensazioni aromatiche in qualche modo sono meno importanti,
diventa più importante la sensazione corporea che questo tè dà. È un tè che appunto dà proprio energia, è estremamente caldo, estremamente forte, è proprio l'essenza del tè in qualche modo distillata, estratta fino in fondo. Non voglio dire di più per lasciarvi un po' di curiosità e per suggerirvi appunto di provare. Ora finisco di bere il mio tè bollito e poi concludo l'anello. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta l'introduzione a queste due modalità completamente diverse, quasi opposte, il tè freddo e il tè bollito. A mio avviso entrambe interessanti per motivi diversi. Forse tra le due io trovo più affascinante è quella appunto del tè bollito. Però anche il tè freddo è molto comodo, anche per riutilizzare delle foglie che magari non hanno dato tutto. E allo stesso modo il tè bollito, insomma, è anche una scelta, diciamo, antispreco per utilizzare il tè fino alla fine. Sempre disponibile per ogni domanda. Vi saluto, al prossimo video, a presto!